Salve amici, mettiamoci comodi perché oggi vi parliamo di capless. Sono Riccardo Affinari del Circolo Stilografico, però mi si confondono le idee. Sarà Quantonno, sarà questa astronave. C'ho mal di testa, perché? Allora, adesso andiamo un po' per ordine. Dopo di me ci sarà My Favorite Pen che parlerà della capless fatta dalla Navalur del modello Eclipse. Ah, questa penna in particolare, però ci siamo accorti che è praticamente come posso, all'anima compatibile con la Major A1 e anche con la A2. Guardate il video, rendetevi conto di che cosa stiamo parlando. Dopodiché dopo di lui c'è un altro video che vi parlerà della Pilot Capless, ve la farò vedere, che è completamente compatibile anche con la Magion A1 e A2. Ma proprio i pezzi, si vede che ve lo farò vedere, che identici, sono completamente identici. Che confusione! Ho mal di testa! Ne deriva una questione morale di copyright, di detenzione dei diritti, ma questa a noi non ci riguarda, perché noi parleremo degli aspetti tecnici, no? Io credo che in Cina abbiano delle leggi tutte loro, che vanno a detrimento di tutto il resto. Noi, come fruitori, che facciamo? Ne dobbiamo. È una forza, è una potenza, non è un paesino piccolo, che gli dici? Non, le nostre leggi lì non valgono. Allora, stavo guardando l'altro giorno, ve l'ho detto, no? Che la Montblanc produce la pelletteria in Italia, quindi in Toscana, perché è rinomata, no? Però chi le produce poi realmente è in subappalto, per cui la Montblanc ordina a un'azienda italiana determinati prodotti che poi saranno marchiati Montblanc, perché la Montblanc di pelli ne capisce poco, evidentemente, quindi non ha una fabbrica, non ha. Però poi questa azienda dà in subappalto ad altre cooperative. Alla fine di tutto questo, a me sembra strano. Sì, sono prodotto tutto prodotto in Italia, Toscana, no? Ma gli operai, per la maggior parte, sono cinesi, sono aziende cinesi che si avvalgono quindi bangladini, pakistani, tutta una manodopera. Posso dirlo, non ci sono i sindacati che ci sentano. Sembrerebbe pure sfruttata, ma ci sono delle situazioni che gli danno veramente una miseria. In tutto questo, la Montblanc, 3 milioni 800 mila, 3 miliardi, quasi 4 miliardi di utili. Se li sono divisi solo quest'anno, no? Ma vabbè, già a noi non ci importa, Riccardo, noi. E vabbè, no, non voglio fare politica, ci mancherebbe. Ma mi volete dire due cose? Queste penne dove sono fabbricate e chi le fabbrica in realtà? Allora, se io compro un pacco di biscotti, ve lo ripeterò, io so se è importato, io so il paese di origine, io so ci deve essere scritto per legge paese di produzione e se quel marchio, non ne so, la Barilla l'ha data da, perché magari non fa quel prodotto in particolare, l'ha data in, come posso dire, in gestione a un'altra, in subappalto a un'altra azienda. C'è scritto, quindi vedi il marchio, sì, hai il marchio, però in realtà è cosa. È fabbricata nello stabilimento tal dei tali, eccetera, per conto di questo dovrebbe essere scritto anche per le penne, anche per altri prodotti, accessori, orologi, qualunque cosa. Io una penna adesso non so più che accidente, dove sta, chi la fa, no? Perché poi tu parli della Navalut, della Major e della Pilot, tre nomi abbastanza importanti, senza dimenticare l'Omas, perché l'Omas, il marchio Omas, sta in America. Ma dove è prodotto? Io non l'ho capito ancora. Queste Omas, queste nuove Omas, no? Non quelle vintage di una volta, ma queste nuove, dove sono prodotte?
ho capito da chi sono prodotte, no? Da un marchio che ha già cambiato nome la seconda volta, va bene, d'accordo, non faccio questioni razziali, chi è l'amministratore, sei un cinese trapiantato in America, non è questo l'importante, ci mancherebbe, non sto guardando questo. Sono anche convinto che sia anche una persona che ama le stilografiche, io di questo sono convinto. Però vorrei chiarezza, solo chiarezza. Se qualcuno me lo voglia dire sui prodotti che compro, non me lo devono venire a dire a me. Sul prodotto, made in Cina, e Cina, e scrivi per in Cina. Quindi Navalur, distribuito in America, prodotto per conto di da chi? Da chi è prodotto questa cosa? Perché poi Mangiò. Ci accorgiamo che molte delle penne sono le stesse, sono identiche, no? Il dubbio mi viene chiaramente, però poi io non conto niente, ci mancherebbe. Ho pochi iscritti, avessi 10.000 iscritti. Dice, ma perché? E perché anche questo ci è stato detto, che quando arriverai a 5.000 allora potrai parlare. No, se io ce l'ho 5.000, allora stai zitto. E allora Riccardo deve stare zitto, certe cose non le posso dire. Limitiamoci a giocare e che dire, la passione, però una legge, io credo che, visto che le nostre leggi non contano in Cina, ma almeno qui in Italia, no? Le cose importate in Italia, ci devi scrivere chi le fabbrica, dove, per conto di chi, come negli alimenti. Capperi, negli alimenti, e perché negli altri prodotti no, non c'è uguale diritto, forse dirò una stupidaggine, ditemelo voi, scrivetemi voi, raccontatemi voi che mi ascoltate quello che pensate, soprattutto la verità, perché io magari non conosco cose che invece voi sapete, io alternative non ce l'ho. Andiamocela a vedere, dai, andiamo a vedere di che si tratta. Salve a tutte e a tutti, oggi non voglio recensire delle penne insieme a voi, ma voglio fare un confronto fra due penne che sono due cupless in questo caso. La Majon A2 e la Navalur Eclipse, l'ultima che è stata messa sul mercato dalla casa Navalur. La Majon A2 invece è la copia perfetta della Pilot Cupless e differisce dalla A1 soltanto per i materiali di costruzione. Questi sono la A2 in plastica, mentre la A1 in metallo, e la A1 ha un corpo cilindrico, mentre la A2 ha un corpo sfaccettato, ma per tutto il resto è identica, quindi anche i pezzi all'interno sono gli stessi. Lo faccio sempre alla fine del video perché me ne dimentico, ma vi invito, oggi me ne sono ricordato, vi invito ad iscrivervi al mio canale se vi interessano gli argomenti di cui tratto, quindi recensioni, penne, stilografiche, strumenti da scrittura in generale, carte, inchiostri e tutto quanto concerne il mondo della scrittura. Torniamo al video, vi dicevo che voglio confrontare la Cupless Pilot Cupless o Majon A2 con la Navalur Eclipse. Questo perché? Perché molti mi hanno chiesto sotto al video della recensione di questo video o l'ho letto nei forum, ma i pezzi della Pilot Cupless sono compatibili con i pezzi della Navalur Eclipse, o meglio, il pennino di questa penna che viene estratto per caricarla, viene estratto tutto il sistema di scrittura, viene estratto, può essere sostituito a quello della Navalur? Non lo so, devo dire la verità, non l'ho fatta ancora questa prova, la faremo in questo momento insieme e quindi lo scopriremo proprio in questo momento. Facciamo giusto un'analisi visiva delle due penne. Le due penne sono molto simili. La Cupless è leggermente più corta della Navalur, però anche la sezione del corpo della Cupless è più sottile rispetto alla
a quello della Navalur che ha un diametro abbastanza importante. Tutte e due hanno la clip sulla parte anteriore della penna e non come siamo abituati sulla parte posteriore. Questo soltanto perché di solito la clip è sul cappuccio, quindi svitando il cappuccio e mettendolo sul fondo, calzando il cappuccio, la clip ce la troviamo sulla parte posteriore. Ma con una penna chiusa, se prendiamo una qualsiasi penna chiusa, ne prendo una a caso, la Parker IM, vedete quando è chiusa, anche in questo caso la clip si trova sulla parte anteriore della penna. Dicevo che hanno una sezione differente, questa è molto più leggera, oltre ad essere più sottile, anche più leggera rispetto alla Navalur che è completamente in metallo, e perciò il peso quando si scrive a lungo si sente sul polso. Il sistema di scrittura viene, per la Capless, viene azionato tramite questo pulsante sul fondo della penna, quindi premendo il pulsante fuoriesce il pennino, mentre nella Navalur no, il pulsante posteriore non ce l'abbiamo, abbiamo soltanto un fondello che si svita e si avvita per estrarre e aprire la penna, ed è tutta la parte superiore del corpo della penna che viene spinto in avanti e fa fuori uscire il pennino. I pennini sono abbastanza simili a questo della Capless. È sporco perché l'ho caricata poco fa, però già un primo sguardo questo della Capless mi sembra più piccolo come larghezza, come dimensione, più piccolo rispetto a quello della Navalur, però questa è soltanto una visione che ho io, magari quando poi lo andiamo a confrontare, adesso che lo tiriamo fuori, vediamo che sono uguali, non lo so, lo proviamo. La Capless si smonta svitando la parte superiore del corpo della penna e andiamo ad accedere al converter e al pennino. Qui invece si svita soltanto questo fondello che fa girare un bussolotto che si svita dalla parte anteriore della penna e si separa. E abbiamo accesso anche in questo caso al pennino. Entrambi, ecco, mi sono sporcato, ovviamente, mi sembra giusto. Entrambi i due sistemi di scrittura hanno questo bussolotto sulla parte superiore del sistema di scrittura che ci va a garantire che sia posizionato all'interno della penna in modo corretto e quindi il pennino possa fuoriuscire dall'apertura che ci hanno riservato, mi sto sporcando, che ci hanno riservato chi ha, vabbè, ecco, dicevo, ci garantiscono la fuoriuscita perfetta del pennino dalla parte anteriore della penna, quindi chi ha studiato la meccanica della penna ha pensato bene di mettere un bussolotto qui davanti, così il pennino è sempre orientato nel modo corretto e può fuoriuscire, perché questo, se lo invertiamo, non uscirà mai dalla parte anteriore della penna. Guardandoli più da vicino, adesso mi sembrano abbastanza simili i due pennini, anche i diametri di questi, sì, mi sembrano abbastanza simili, anche i diametri dei due sistemi di scrittura sono, ma direi, proprio uguali. E il sistema di caricamento a converter è perfettamente allineato, quindi così su due piedi direi che possiamo
possono essere invertite. Adesso però faremo una prova. Sì, li sto continuando a guardare fuori dalla camera perché in camera non lo vedo bene, però fuori dalla camera mi sembrano perfettamente uguali. Quindi questo è il sistema di scrittura della Navalur, c'è il logo della Navalur sul pennino, ecco che si vede. Lo vado a inserire all'interno della Pilot Capless o Magion A1 in questo caso. E lo avvito, si avvita perfettamente e fuoriesce, quindi anche riesco a far scattare il sistema di apertura. Adesso infiliamo, questo è il pennino della Magion, si vede perché oltre al logo è sporco. Magion. Dov'è la scanalatura? Ecco. Chiudiamo la penna. Adesso è serrata e funziona. Quindi direi che i due sistemi, Pilot Capless e Navalur Eclipse, per chi chiede se i due sistemi di caricamento sono compatibili, direi di sì. Scattano bene, scrivono bene, mi sono appena infilzato il pennino della Magion nel dito, nella Eclipse nel dito, quindi ho provato ad aprirlo al contrario in questo modo, non si apre in questo modo, ricordatevi di guardare da dove state aprendo la penna perché se no infilzate il pennino nel dito come mi è appena successo. Vabbè, probabilmente mi sarò fatto un tatuaggio nel dito con un inchiostro diamine, non mi ricordo quale. Che più, per chi ci chiedeva, i due sistemi di caricamento sono di scrittura sono compatibili e invertibili, direi di sì. Quindi Pilot Capless e Navalur Eclipse possono essere invertiti e poter scrivere tranquillamente con entrambe le penne. Io vi ringrazio per aver guardato il video e di nuovo vi invito ad iscrivervi al mio canale se vi interessano i video di cui tratto e vi do appuntamento nei prossimi giorni per nuovi video e nuove recensioni. Grazie e a presto. Allora, amici, andiamo a vedere nel dettaglio che cosa una Capless Pilot, una penna veramente eccezionale, eccola qua, l'abbiamo presentata tante volte sul canale, ma è veramente una signor penna. Questa è l'originale, questa è l'originale, una penna, devo
andiamo, ecco, vediamo se riusciamo. Sì. Ah, funzionamento, non andiamo a vedere perché come scrive, perché ci sono quasi 2 ore di video. Se volete, io ve lo metto. In finale di coda vi metto anche questa. Quella che voglio vedere come ha fatto il nostro amico My Favorite Pen. Lui ha, diciamo, visto in contrapposizione questa Mahjong A1. Lui ha la 2, qui vedete la 1 che è sferica, come diceva lui, lo spiegava, è completamente identica rispetto alla Pilot, che va, posso dire, a copiare, chiamiamolo omaggio, ma è veramente una copia. In questo caso il modello io l'ho scelto senza la clip, perché a me questa clip, no, mi piaceva così, senza clip. Questa è solo l'antiscivolo, no, che blocca. Allora, questa può essere utile, ma quando la vado a usare, vedete, non mi dà fastidio, è molto essenziale. Devo essere sincero, è molto bella. Non vado a giudicare se queste cinesi perché copiano, non c'è un tribunale, non c'è, la Cina è al di fuori della legge, diciamocelo veramente. Se questa penna fosse stata costruita in Giappone, ci sarebbe stata una causa. Se questa penna fosse stata costruita in Occidente, probabilmente ci sarebbero state delle conseguenze legali. In questo caso, devo essere sincero, non ci sono. Le due penne, esattamente, e poi andremo a fare delle conclusioni, allora, sono praticamente, quasi compatibili, no? In tutto e per tutto, verrebbe voglia di dire, no? Eccola qua. Andiamola a valutare. No, non è compatibile. E questa è una salvezza, perché per il resto, no? Vediamo, dice non è compatibile, guardate, 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 è compatibile, assolutamente compatibile. Quindi abbiamo una Mahjong che costa veramente poco rispetto, tanto per essere una penna cinese. Ah, e in questo caso vediamo se la cinese è compatibile con il resto. Ecco, assolutamente sì. Lo possiamo dire, è compatibile, guardate, al 100%. Questo che significato dà? Che la Mahjong è una copia al 100% rispetto a tutto il resto. Ok? Cioè sì, Riccardo, è una copia, è una copia, ve lo posso dire, è una copia, eccola qua. Tutto, qualunque accessorio, questa è, vedete, l'originale nel fusto di una Mahjong A1 in questo caso, ma la A2 non cambia niente. Ma la sorpresa è che questa qui è anche la copia della Navalur. La Navalur Eclipse, che è una capless, è praticamente, lo andremo a vedere nel filmato, compatibile con cosa? Con la Mahjong. Quindi questa è compatibile non solo con la Pilot, ma anche con la Navalur Eclipse, la nuova penna della Navalur. La Navalur sappiamo che produce anche la Omas, il marchio Omas. Abbiamo sempre pensato che molta della loro produzione sia cinese. Che vi devo dire? A voi i giudizi finali. Allora, se come tecnicamente un giudizio tecnico, la Capless è una delle migliori penne in assoluto,
sia il suo pennino, la sua concezione, ha una storia dietro le spalle. La Majò costa veramente poco, forse 4 volte di meno rispetto a... Scrive bene, è fatta bene. L'unica differenza, se vogliamo proprio essere, non è tanto nel pennino, perché è quasi identico, ma nella tipologia di scrittura, sì, devo essere sincero, la Pilot regge, regge, però è come per gli orologi. Se ne fai solo una questione di marchio, allora se è solo una questione di marchio, poco male, poco male. Cioè, io, tu che vuoi? Tu che vuoi? Io che voglio? Cioè, tu che vuoi? Niente, noi dalla Cina ci dobbiamo aspettare tutto. Io pensa quanto, no, se tu avessi una piccola azienda, no? Una piccola azienda e ti arrivano i cinesi, tu che ne so, fai dei phone di marchio, arrivano i cinesi, tacchete. E se lo risolvono così il problema. Ecco, in questo caso io mi sta bene tutto, dai, accetto tutto. Io quello che pretendo come consumatore, come collezionista, appassionato, è che tutte le penne per legge devono avere il marchio di produzione dove vengono prodotte, costruite. Ma quello vero, quindi se la Montblanc produce le proprie borse in Italia, ben venga, ci sta, il marchio Made in Italy ci sta. Che io poi vengo a sapere che in realtà non le produce direttamente, perché non ha delle fabbriche che per produrre delle pelli, ma le dà in subappalto a delle cooperative dove poi gli operai sono cinesi, bangladini, eccetera, eccetera, eccetera. Allora a sto punto, ma che senso c'ha? Solo perché sono fatte in Toscana, ma tutta la struttura è cinese, pure quella, insomma, c'è il rischio di sentirsi un attimo, non dico presi in giro, no, però insomma, c'è qualcosa che me lo dovete spiegare, no? Perché se questo è il sistema che la Montblanc utilizza per il pellame, per i suoi prodotti, borse, eccetera, eccetera, io non oso pensare cosa possa fare con altri articoli, no? Mi viene logico pensarlo. Ma qua mi fermo, quindi non do giudizi morali sulla penna, sulla Majò A1, sulla Majò A2, sulle Capless, sulle Pilot. Lo lascio a voi il discorso finale, le conclusioni. Però mi piacerebbe per legge sapere dove i prodotti vengono fabbricati. Io questo devo essere sincero, e addirittura andrei oltre, e da chi? Se direttamente, se io compro dei biscotti, sui biscotti c'è scritto distribuito in Italia, ma c'è scritto anche se è importato dall'estero, oppure chi è il reale produttore. Io lo voglio sapere chi è il reale produttore. Quindi la Parker, dove è prodotta quella penna? Made in Cina, molte marche sono fatte Made in Cina, le Schaeffer Made in India, va bene, d'accordo. Quell'altra, la Waterman, idem, Made in Francia, Made in Cina, dipende no, dalla tipologia. Ma se è fatta anche in Francia, ovunque sia fatta, io voglio sapere se le produce direttamente la Waterman oppure le dà in subappalto. Perché è mio diritto, io lo devo sapere. No? Come se mi compro, che ne so, una Nike, una scarpa Nike, dove è fatta? Nelle Filippine, in Vietnam? Lo devo sapere. E se è fatta, che ne so, in America? Strano, mi verrebbe da dire strano,
Ma voglio sapere se l'ha data in subappalto. E l'ha data in subappalto, non la sta producendo la Nike direttamente. Questo va scritto. Dovrebbe essere, come posso dire, un diritto dell'acquirente. Stranamente, in molti prodotti tutto questo viene nascosto. Tutto qua, un abbraccione. E adesso beccatevi un'ora di prove scritte, che dopo la teoria anche la pratica. Cari amici, buonasera, bentrovati sul mio canale YouTube. Oggi lo scrittoio è nuovamente il protagonista dei nostri appuntamenti, in quanto dopo un lungo viaggio che abbiamo compiuto insieme in Francia dalla Waterman, in Svizzera dalla Carandache, in Germania Mont Blanc, piuttosto che non Pelican. Negli Stati Uniti abbiamo incontrato la Esterbrook e oggi ci spostiamo ancora di qualche fuso orario e arriviamo in Giappone e parleremo della Pilot Cupless. La Pilot Cupless è una penna tra le più vendute di quelle nel catalogo dell'azienda giapponese. È una penna da un design assolutamente unico, sensazionale, amato quanto odiato dagli appassionati del mondo stilografico. A me personalmente piace perché è una penna che tenuta nel taschino piuttosto che sulla scrivania fa la sua bella figura e certamente non passerà inosservata. Se cercate qualcosa di diverso, la Cupless può essere una scelta sorprendente che vi darà indubbiamente grandi soddisfazioni. Zoom un pochino. Ok. Questa penna, nello specifico, avrà quantomeno una ventina d'anni di età, finiture rodiate. Oggi la Cupless è commercializzata con il fusto perfettamente ogivale. Mentre invece in questo caso è un poliedro, come potete osservare dalla finitura, scelta che secondo me premia perché aiuta la pressione dello strumento, mentre se lavoriamo su una cosa liscia, chiaramente sarà più sfuggevole, soprattutto con il caldo, nel caldo dell'estate. Come funziona la Cupless? La Cupless funziona con un meccanismo a scatto, come quello delle penne, diciamo così, a sfera. Svitandola all'interno troviamo alloggiato il suo complesso sistema con sistema di caricamento a levetta, cioè a pressione del sacchetto, ok? In punta il complesso alloggiamento del pennino oro 14 carati, questo è un tratto medio, con il suo bel alimentatore. Si tratta di una progettazione veramente raffinata, è un pennino splendido, ve lo pulisco per farvelo vedere meglio. Guardate che meraviglia. Guardate qua, che spettacolo, questo pennino 14 carati oggi. I modelli nuovi invece vengono prodotti con il pennino in oro 18 carati. L'assemblaggio è semplicissimo, c'è uno scasso nella filettatura che va a combaciare con questa protuberanza qui. Andiamo a inserire la penna, tac. Andiamo a avvitare il fondello, tac, e la penna è pronta per regalarci grandi soddisfazioni. Che ne dite? La mettiamo alla prova? Ah, questo tanto per dirvi che la clip, come potete vedere, lavora molto molto bene e direi che è il momento di metterla alla prova. Ora, a proposito della prova delle penne stilografiche, ho deciso, anche per rendere un po' più snella, la visione del video, di saltare la prova classica che facciamo sul quadretti, sul quaderno a quadretti e di lavorare sul quaderno a righe, a meno che la misura del pennino fine, ultra extra fine e similia
non richieda un test di questo tipo, oppure che non sia addirittura per ragioni di tipologia di inchiostro, per darvi un'idea di come si comporta la penna, o meglio, quel determinato pennino con quel determinato inchiostro su una carta quadretti. Rimarrà sempre la prova sulla, come avete visto, sulla carta da fotocopie, secondo me veramente importante, e poi ci sposteremo sulle Coqua 90 grammi a righe. Allora, azioniamo la penna, vediamo se zoomiamo ancora un pelo, ci portiamo a 1,5, eccoci qua. Allora, oggi 07 novembre del 23. Questo è un medio, eh? E l'inchiostro è lo splendido Pilot Hiroshi Zuku Tsukushi. Guardate che roba, scorrevolezza infinita, veramente. Bella variazione di tratto. C'è similitudine nel tratto, tra il tratto orizzontale e quello verticale. Lavorazione del pennino ottima. Scrive anche in reverse. Bella inchiostra bene, però inchiostra il giusto. E questo inchiostro guardate, un secondo, 5 secondi, fantastico. Asciuga veramente velocemente su questo tipo di carta. Non passa? Passa, non passa? Beh, qui abbiamo spinto, qui un po' di più, però diciamo che tutto sommato è una prova più che onesta. Oltretutto va considerato che cioè qui il pennino chiaramente rientra e rientra sufficientemente da essere protetto, ma c'è aria ovviamente, no? Non è come una qualunque penna stilografica che poi chiudiamo il cappuccio, magari c'è un controcappuccio che la tutela, no? Quindi potete apprezzare come è partita subito, come senza nessuna fatica ha rilasciato il suo inchiostro, ha scritto, questo è merito di un'ottima, veramente un'ottima condotta, un pennino straordinario, una penna concepita con intelligenza. Andiamo a metterla alla prova. Qui. Guadagna il foglio successivo alla Parker IM, che ha usato lo stesso tipo di inchiostro. Che vi ricordate, vi avevo detto che volevo proprio metterla alla prova. Ah, guardate come si è asciugato il tratto. Oh, scusatemi, ero fuori fuoco. Ero fuori campo, volevo dire. Allora, guardate come si è asciugato il tratto. Oh, prova. Ah, vabbè, facciamola così. Se
cosce su bias pilot capless pennino M medio 14K gold. Guardate che meraviglia, è veramente una meraviglia, guardate come vola sulla carta. Chiaramente il medio giapponese, in realtà è un fine europeo, c'è poco da fare, questa ne è l'ampia dimostrazione. Guardate che variazione di tratto veramente notevole offre questo pennino, è di una morbidezza. Scorrevolezza impagabile. L'abbiamo visto prima, il pennino è lavorato bene nel suo rebbo di sinistra, nei suoi rebbi di destra. Il reverse, sì, vabbè, ma questa non è una penna che deve fare queste cose. Anche perché non lo so, non ho mai capito perché si debbano fare queste cose. Guardate, inchiostra benissimo. Abbiamo visto che l'inchiostro asciuga veloce. Secondo. Che siamo a 5 secondi. Qui siamo a 10 e su queste finiture di carta che essendo più spessa chiaramente richiede un tempo maggiore, no? Vedete quello che vi dicevo prima, grande precisione, il tratto verticale e il tratto orizzontale sono assolutamente identici, questa penna la portate dove volete, poi chiaramente giapponese con inchiostro giapponese è qualcosa di veramente strabiliante. Eh? Allora andiamo a vedere come si comporta. Ci riproviamo. Ha un ritorno dei rebbi che è ottimo. Veramente ottimo, bellissima. Cioè, non ci sono veramente altre parole per definire una penna così, ragazzi. È una penna bellissima. Vi lascio dunque con la citazione del giorno, chiaramente giapponese.
Non pensare che questo sia tutto. Sempre di più esistono insegnamenti meravigliosi. La spada è insondabile. Il mondo è vasto, pieno di avvenimenti. Tienilo in mente e non credere mai. Sono il sole. Sono il solo che sa. Tratto dallo Zen e la spada, che è la storia di Yamaoka Tesho, un grande pensatore e grande guerriero giapponese della fine dell'Ottocento. Con questo vi saluto e ci vediamo alla prova dell'inchiostro. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. Allora, cari amici, siamo di nuovo qua per un'altra recensione che spero possa risultare per voi tutti interessante e soprattutto utile. Allora, come vedete, abbiamo chiaramente, siamo su un canale di penne stilografiche, quindi si parla di questo strumento, però vi ho messo lì una penna d'oca solo per diciamo, dire subito che la recensione andrà su questa penna, la proveremo, ma poi si parlerà un attimo anche di questo particolare tipo di pennino. E qua ho proprio l'antenata del pennino, la penna d'oca. Allora, andiamo per gradi, la penna d'oca, tanto sappiamo che cos'è. Guardiamo la penna, avete già visto la confezione, è inutile che ne stiamo a parlare. Vabbè, questa rispetto alle classiche giapponesi, diciamo, ha la peculiarità di essere, diciamo, un po' più curata, è una capless, però insomma sappiamo che i nipponici non corrono dietro alle nostre cose, quindi diciamo la solita è bella, molto, molto moderna, mi è sempre piaciuta, è la solita della capless che avrete visto in tante altre occasioni, ma come sempre sapete che a me il packaging non interessa molto, ma piuttosto sono interessato a come vanno le penne. Allora, la particolarità di questa penna qua è che è praticamente, appunto, questa è una capless decimo con pennino, però ecco la novità interessante che è un pennino italico, un pennino da 0,9. Ebbene sì, anche i nostri amici nipponici, giapponesi, fanno anche loro, anche se non è, diciamo, nella loro cultura, perché nella nostra sì, perché deriva da questo strumento che era tutta la cultura, diciamo, occidentale basata essenzialmente sulla punta tronca, quindi sui pennini italici sostanzialmente, che poi hanno una derivazione addirittura più antica che vede il pennello piatto come primo strumento, ma di questo ne parleremo poi in maniera più approfondita. Farò un video dove spiegherò veramente i principi cardine della calligrafia, perché secondo, perché no, un attimo, perché ogni tanto vengo redarguito, insomma, di un fare professorale che vabbè, ci può stare, tenuto conto che sono tanti anni che insegno, ma non vuole essere un'impostazione professorale la mia, cioè quanto piuttosto un compito veramente divulgativo, perché comunque non scordatevi mai che calligrafia e scrittura, insomma, non dico che sono la stessa cosa, ma diciamo che sono molto legate, no? Quindi capire i principi fondamentali, appunto, che regolano la scrittura occidentale e conseguentemente anche la calligrafia, secondo me è molto importante, perché se no non si chiariscono bene alcuni concetti e vedrete che si apriranno delle strade veramente interessanti che potranno solamente arricchire il vostro bagaglio di conoscenze. Spero di potervi essere veramente utile in questo. Però, bando alle ciance, parliamo della penna. Allora, insomma, la solita capless, insomma, sono sempre gioiellini splendidi, questa livrea bordeaux molto bella, il suo pulsante a scatto sempre molto puntuale e preciso, e parliamo subito del suo pennino. Adesso andiamo a ingrandire un attimo, mi porta sul livello di zoom superiore, ingrandiamolo ancora di più, però faccio che portarlo a favore di camera così vediamo se riusciamo a vederlo bene. Eccolo qua. Vedete, un bel pennino.
loro lo danno un po' appunto come italico, ma è piuttosto un brodo perché è arrotondato, cioè, perdono, uno stub, scusatemi, uno stub. Eh sì, perché altra cosa che vi dico a voi, l'avete visto sbagliato. Purtroppo io le cose le faccio in diretta, ma sapete, sono un po' più, hanno un pizzico della realtà. Farsi un copione dopo non è così, secondo me. È un piatto servito bene, ma poi scevro dal sapore. Invece qua c'è il sapore anche dell'errore, dello sbaglio, insomma, della cosa fatta, secondo me, al momento, che ha tutto un altro sapore. Ma fatto questo breve inciso, torniamo alla penna. Quindi, italico cosa vuol dire? Appunto che ho una forma, praticamente l'ho già detto altre volte quando abbiamo parlato anche dagli stab, dove un pennino sostanzialmente fatto in questa maniera è molto vivo. In questo caso non è molto vivo, perché me ne accorgo da una semplice cosa, ma andiamo di nuovo con un livello di zoom maggiorato. Ok, allora. Esattamente come per tutto il resto che regola, diciamo, la calligrafia, c'è sempre il contrasto, insomma, ne abbiamo già parlato molte volte. Nei pennini, appunto, negli strumenti appunto sottile, tipo appunto la forma girata Blue Blue, che ho qua, ormai sono inseparabile da questa penna, il contrasto è generato dalla pressione. Ok, l'abbiamo già visto. E da lì vado avanti con tutte le mie cose. Qua il contrasto c'è ugualmente, perché guardate un attimo, io qua sono leggero, se faccio così, ma non è proprio il movimento della penna, cioè in questo caso qua ho dei tratti più leggeri, più stretti, più fini. Ecco, vediamo se la camera. Ok. Ok, allora vedete che c'è proprio questo contrasto, scusate, e quindi questa cosa qua mi permette di fare, diciamo, calligrafia, però il livello di contrasto non è, secondo me, ottimale, perché sì, lo vedo, diciamo che questa linea più spessa è 6 o 7 volte quest'altra, però questa dovrebbe essere veramente una cosa invisibile, finissima, come dico io, una lama di rasoio. Purtroppo non è una lama di rasoio in questo caso. Posso fare della calligrafia? Sì, tenuto conto che con una punta così, non so, la rotonda, che è un gotico italiano, deve essere 4 gradi calligrafici. Ecco, facciamo un attimo di storia della scrittura calligrafia. Il grado calligrafico è l'espressione massima del tratto di un pennino. Questo è il massimo, questo è il minimo. Quindi faccio 4 volte questa cosa qua, questo è il mio corpo delle lettere, quindi se io con questo strumento voglio fare una rotonda, mi devo tracciare appunto i 4 gradi per sapere quanto, perché chiaramente è un pennino molto piccolo e le penne, cioè scusate, i pennini devono rispettare una certa, cioè il mio tratto, il mio corpo lettera deve essere XA, che in inglese deve avere una determinata misura. Quindi eccolo qua, rotonda, e ce l'ho qua con questo pennino. La mia gotica rotonda italiana è questa qua. Voi direte, ma sì, è bello, cosa? Sì, è bello, però non ho quella difformità di tratto, quel contrasto che mi piace. Poi, per la carità, posso fare nelle scritture, siccome appunto non è appunto, è piuttosto uno stub, diciamo come forma, posso veramente scrivere, e la penna veramente eccezionale in questo, perché ok, vedete che la penna
non ha una scorrevolezza estrema, ma è anche giusto che sia così, però non è che si fatica a portarla appena, anzi ha una precisione, ecco, proprio sembra di andare sul ghiaccio. Io ho due pattini ben affilate, anzi affilatissimi, e la penna va veramente bene, e la variazione si vede, perché se guardate, se faccio delle singole lettere si vede la variazione, dove si rimpicciolisce, vedete, si vede molto bene, e quindi la variegazione del tratto è sempre interessante, lo vedete. Quindi un'ottima penna sotto questo punto di vista. Quindi dà veramente un ottimo piacere di scrittura, ma ci mancherebbe, cioè, le Pilot Cutlass, insomma, sono degli oggetti tecnici di scrittura, secondo me, notevolissimi, e su questo non ci piove. Però approfitto, appunto, come dicevo prima, perché ho parlato di penna d'oca. Ma prima di arrivare alla penna d'oca, andiamo a tirare fuori sempre le mitiche Jinhao X159 in versione quella old, vecchio stile. Così vedrete, appunto, sempre della serie: ma che ci fai con tutte quelle Jinhao? Niente, ci faccio le penne chimera, perché io scrivo molto e ci faccio calligrafia in maniera opportuna. In questo caso ho montato un pennino Osmiroid placcato in oro, scusate, pennino in acciaio placcato oro. E questo, ecco qua, questo sì che è un vero e proprio pennino italico, non questo, nel senso che se andiamo a vedere la variazione di tratto, guardate, andiamola a fare qua, vicino a questo. Guardate qua, guardate qua. Cioè, è decisamente molto più sottile questo qui. Lo vedete? È decisamente, è una variazione. Ecco, con questo io sì che riesco a fare calligrafia, e la faccio benissimo, quasi come se avessi una penna d'oca. E questo qui, difatti, sono dei pennini stupendi, e ogni tanto si trovano e sono eccezionali. Ok, con questo sì che riesco a fare veramente calligrafia. Riesco a fare questa roba, decisamente di meno, perché innanzitutto devo dargli un po' di gas qua con il converter, perché ho bisogno di una lubrificazione della punta massima. E poi sì, lo posso fare. Chiaramente, cosa scrivo? Ginao. Però man mano che si asciuga di più il pennino, riesco a scrivere, ma con difficoltà, perché è veramente una lama, lo vedete, cioè proprio è sottilissimo il tratto che fa, ma deve essere questo, l'italico è proprio questo. E ancora una volta tante manifatture non l'hanno capito. Pazienza i giapponesi, ma che non lo capiscano, che ne so, i tedeschi, gli italiani, i francesi, cioè, beh, gli inglesi sì, perché lo smiroide è l'unica che li faceva veramente buoni, ma tutto il resto io normalmente gli italici che trovo poi li devo tutti un po' rilavorare, perché poi, tranne appunto questi Osmiroid, perché non vanno assolutamente bene. Non si può fare calligrafia con un pennino che è un misto italico stab, assolutamente no. Sono due cose che si assomigliano molto, ma non sono la stessa cosa, e quello vedete. Chiudo poi con una cosa che è importante, perché ad esempio negli scorsi giorni c'è stato qualcuno che mi ha parlato, taggato sui social, dicendo si parlava di pennini italici flex. Ok? Allora, colgo l'occasione, visto che stiamo parlando di pennini italici, per dire due cose. Allora, servono dei pennini italici flex al 99,9% delle persone? No. A uno come me? Sì. Ma perché? Perché sono un cultore della calligrafia ai massimi livelli, ok? Allora devo avere il massimo che la tecnologia moderna mi può offrire. Perché una volta la tecnologia era questa ed era stupenda, perché io potevo fare veramente cose inimmaginabili, però il problema della penna d'oca, come sempre, è il problema che non ho una continuità di scrittura continua come ho con le stilografiche o strumenti più moderni, tipo i pennini ad intinzione, che hanno
comunque dei serbatoi come vi ho già fatto vedere. E quindi una stilografica con un pennino italico ben tirato, come avete visto qua, che sia anche flessibile, cosa mi permette? Mi permette di fare in alcuni stili, perché voglio dire, col cancelleresco non me ne frega che sia flessibile, perché voglio dire, se io scrivo in cancelleresco non mi interessa, la flessibilità non mi serve assolutamente, perché le mie lettere sono queste e la flessibilità non mi serve un bel tubo di niente. Ok, a me servono altre cose. Quali sono? Nel gotico mi serve perché allora se io vado a fare il gotico, e questo è un pennino rigido ovviamente, non, cioè non è un chiodo, non so, se faccio la lettera O, cioè sapete che sono tutte barre, sono codici a barre i gotici. Allora, se io vado a fare una O in gotico, io la faccio così, ho sostanzialmente una bella lettera, ma è uguale, cioè i tratti tracciati sono tutti perfettamente uguali. Ma se voi andate a vedere i manoscritti medievali, vi prego di andare magari a vederli ogni tanto, e adesso la ingrandisco ancora di più sta roba qua, ecco. Non erano fatti così, perché erano fatti con la penna d'oca, non erano così rigidi, avevano un ispessimento alle testate dei bastioni, cioè se io questa O la vado a fare così, la facciamo più grande, così vi agevolo. Ok, ho fatto questa O. Voi direte stupenda, sì, stupenda, ma a me non piace molto perché è troppo regolare. Cosa devo fare? Devo trovare il sistema di assottigliare il tratto qua al centro, nella mezzeria della lettera, e bastionare di più la testa e l'attaccatura qua sulla linea di base. Allora, come faccio? Niente, mi porto avanti col prossimo video che farò dove parlerò appunto della variazione della linea calligrafica. Quindi il fronte della linea è questo. Questa roba qua io lo porto a spasso e lui fa tante cose. Come vi ho detto, avviene la variazione della linea per traslazione, rotazione e poi c'è il pennino, diciamo pure i pennelli a punta sottile e i pennini da corsivo inglese che vanno per espansione. Io schiaccio e quello si espande il tratto. E l'abbiamo già visto qua. Ok? Adesso però voglio quella cosa là con una cosa rigida. Cosa posso fare? Mi posso salvare solo con la rotazione, traslazione e rotazione. Posso, se sono bravo a usare lo strumento, lo uso un po' alla maniera degli orientali in posizione verticale e faccio, vado giù così, ruoto, ruoto ancora, lo spessisco, faccio questo, vengo di nuovo qua, ruoto, inspessisco. Un po' si vede, no? Si è visto qua, adesso qua forse meno, ma qua si vede che c'è un ispessimento qua, cioè da qua in avanti parte un ispessimento e lo stesso se vado in su, no? Quindi è proprio una rotazione, queste aste vanno fatte così e non è l'unico stile. Vedete, poi lo ruoto di nuovo così e ottengo, diciamo, una variazione di tratto, vedete? Proprio. E ricordatevi che non solo in calligrafia, ma in tante cose che riguardano l'arte, i dettagli fanno la differenza. Quindi questa cosa qua diventava importante. Se io ho un pennino italico che invece è un po' flessibile, magari un pennino in oro, è chiaro che non posso avere in oro una punta così grande che da 6 mm, però se ce l'ho in oro da un, che ne so, un millimetro, cioè come gli stab, gli italici, come questo che è 0,9, 1,09, un 1,1 o anche meglio ancora un 1,5, no? Un millimetro e 5 e mezzo, e diventa veramente importante. Ma perché? Perché adesso torniamo alla storia vera e propria. Con la penna d'oca io non avevo nessun problema a fare quel lavoro lì, perché la mia O potevo farla così,
esattamente come col pennino e non ho nessun problema, no, mi viene così, ma posso anche farla alla strenata con molta più facilità, senza, perché la rotazione è sempre un macello da fare. Però se io faccio così, mollo, schiaccio, vado giù. Ecco, lo vedete come cambia? Cioè, passiamo da una linea così a una linea così. Lo vedete? Insomma, più chiaro di così penso di essere stato abbastanza chiaro. Ecco, e quindi allora a quel punto lì un italico può essere veramente utile. A quel punto anche, posso farci anche, diciamo, delle scritte corsive correnti, specialmente queste mie così ariose, con insomma svolazzi, insomma tutto quello che ne consegue, e ottengo però sempre con beneficio insomma di avere la mano leggera, perché se è un vero italico sono lame, quindi tentano a piantarsi nella carta, nelle fibre della carta. Però era importante capire che a un certo punto l'italico, un pennino italico, quindi così sottile e reso anche flessibile, va bene, ma in particolari casi, perché ad esempio c'è un altro stile dove è molto importante che ha tutte aste bastionate e che ne so, si chiama maiuscola insulare, che presto farò anche il corso online, dove, che ne so, la I della maiuscola insulare è fatta così. Ecco, proprio sono tutte aste bastionate, poi si andava a zerare la base, e capite che però una penna d'oca mi permette dei giochi, che io fare questa cosa qua con uno strumento a punta tronca duro, cioè rigido, diventa dura, no? Cioè se io devo fare quella cosa lì, guardate cosa devo fare, così. Lo devo riprendere con la corda del mio strumento e azzerarlo sulla base, no? Perché qua la riga di base. Quindi, certo, lo posso fare, ma diventa una cosa molto più complicata. Qua avete visto che l'ho fatto veramente facilmente, no? Poi, perché uno è grande, perché uno è piccolo? Perché devo rispettare, vi dicevo sempre, le grandezze del mio strumento, no? Quindi, ma questa parte qua lo rivedremo un'altra volta, perché è una cosa molto calligrafica e posso capire che chiama solamente le penne stilografiche e non lo trovi particolarmente interessante. Però credo che questa sia stata una recensione sulla penna, spero interessante per tutti, ma soprattutto diciamo, credo sia valsa la penna in questo caso. Di aver ascoltato un attimo anche proprio questa parte che era importante, esserci chiariti i dubbi sui pennini italici flex. Praticamente servono veramente a pochissime persone. Cioè, io me ne sono fatto fare uno bene, molto performante, ma lo uso per queste cose qua. Se devo scrivere in gotico o qualche altro stile che appartiene un po' a quelle famiglie lì, dove è importante avere la bastionatura delle aste, ma non riguarda solo il gotico, però lì ha la sua massima espressione. E quei libri, quei manoscritti ci sembrano così belli proprio perché loro avevano un sistema di scrittura così tirato, così bello, che assomigliava veramente a una pittura, ma perché arrivava a dei livelli di finezza, l'occhio coglie questa bellezza delle rastrellazioni. Quindi è una cosa veramente importante e ancorché bella, secondo me. E niente, con questa recensione perché insomma la recensione era poi sulla Capless decimo con pennino italico da 09, termino la recensione, vi ringrazio come sempre per la vostra continua attenzione. Grazie davvero a tutti, ciao. Forza sia con voi, amici, questa è la via. E oggi parliamo di capless, cioè di stilografiche retrattili. Allora, qui ne abbiamo alcuni esempi.
Abbiamo, sì, faremo tutta la storia, vi diremo che era il 1964, le Olimpiadi a Tokyo vedevano il marchio Pilot in prima fila, quindi un trampolino di lancio per i loro prodotti. Quindi avevano intenzione di prepararsi per il lancio di qualcosa di particolare. Allora, eccola qua la Pilot Cupless. E anche, diciamo, in maniera gioiosa arrivò la Cupless. Ora, della Cupless attualmente, ecco come funziona. Basta premere e vedete che il pennino esce, un pennino in oro. In questo caso ci sono varie tipologie. La Cupless presenta qualcosa tipo la Decimo 180 euro, la Satinata 209 euro, la Raden Luxury 640 euro, la Fermo, la Pilot Cupless Fermo 235, la Cupless Special Vanish Point in americano 129 euro. Già no, più abbordabili, ma ricordate che ci sono anche la Lamy Dialog 3, 309 euro, 339, ma ci sono anche, vedremo, qualcosa di più economico, fra cui anche la Platinum Curidas, 84, 100 euro, ci sono da vari prezzi. Su Amazon trovate qualcosa anche di meno ogni tanto. Però valutiamole, guardiamole un po' più attentamente, perché la Pilot è sicuramente fra tutte queste, fra questa che costa 2,50 euro, no? Vedete, con il cappuccio in realtà non si chiude, è retrattile, ma vedete che non si chiude, il pennino comunque resta fuori. Ne abbiamo fatto una breve presentazione, sconsigliata questa al momento, questa in particolare, ma ce ne sono tante di diverse cose magari, però insomma teniamole presente, era anche per farvela vedere. La Curidas, la Platinum Curidas, un pennino veramente eccezionale, veramente veramente fatto bene. Guardiamo anche le differenze, il costo è veramente. Questa ha un pennino scorrevole al 100%, però sappiate che state scrivendo con un sigaro a tutti gli effetti, perché è sì leggera essendo in plastica, il che significa che qui ai suoi punti dovete usarla senza pressione, perché potrebbe creparsi. Quindi utilizzatela questa veramente con molta, molta intelligenza, se no sono dolori, ve lo dico perché può accadere. Se pensate che la Curidas sia una penna come la Pilot, la differenza non è solo nella pesantezza. Quest'altra è più filiforme, non dà assolutamente fastidio questo suo, quella clip, vi abituate immediatamente, però è di sostanza, insomma, la penna, questa è una stilografica pesante, anche questa abbiamo fatto una presentazione lunga. La Mahjong, parente povera, ma se guardate, io ho scelto il modello, quello, diciamo, la Mahjong A1 ho scelto, non la A2 che è già più leggera, anche in plastica ci sono. Costavano 50 euro, 48, adesso sono scese di molto, le trovate anche intorno ai 28 euro. 28, 38, dipende dai modelli, dipende dove la comprate, insomma, può scendere tanto, veramente. Sta uscendo anche la Endless Creator, 50-80 euro, non ve la consiglio perché in Italia si paga un botto di dogana, anche 30 euro, 20, insomma, la dogana può essere, e oltre che alle spese postali. Allora, la Pilot, guardate queste due. Ho scelto il modello senza clip perché a me piaceva il modello senza clip, anche se è antirotolamento, vedete, proprio perché ha questa, no?
queste spese, vedete, questa dice, ma perché evita proprio il vedete. Ma è bella, è veramente molto bella. Io devo dire, per il prezzo, l'hanno copiata proprio con il qui, altro che pantografo, hanno usato proprio il computer, è identica fuori, no? Fuori è completamente identica. Ah, guardiamole dentro, perché dentro qui troviamo un converter, ma si può usare anche tranquillamente una cartuccia. Qui c'è sostanza, non è che è sostanza di peso. Vedete, mi sono scagliato tante volte sul prezzo di questa stilografica. Questo modello in particolare costa, l'abbiamo detto, intorno ai 200 euro, no? Ma ci sono anche qualcosa tipo la decimo, già, no, siamo sempre più o meno lì. Qual era quella che c'era? La special vanishing, con gli sconti che il circolo vi fa, veramente, insomma, siamo intorno ai 120 euro, no? E trovate qualcosa di veramente unico. Cioè, io credo che un collezionista, almeno una, fra i modelli, fra quelli che abbiamo detto, o la lame di Dialog, che costa un botto, però costa 309 euro. Io, francamente, fra qualità, è vero che ha un design, quello che vuoi, e non entro neanche in merito, però insomma, Ciampennino, che costa solo 100 euro, però vabbè. Parleremo pure della Visconti Pininfarina Carbon Grafite, ma 1.400 euro. Ecco, in questo caso la Pilot è veramente qualcosa di unico. Cioè, anche spendendo 200 euro, questa stilografica, se sei un collezionista, un appassionato, una fra queste la devi avere. Guardi, non ho 200 euro da spendere, ne ho 84, la Guridas. Guarda, io ho solo 50, 30 euro, 38 la Magiona 1. Comunque presenta delle possibilità, ahimè la copia, ma puoi usare veramente anche qui la cartuccia. Io uso la cartuccia, un eventuale converter, ma è fatta bene, non è un accrocchio, perlomeno la 1, la 2 non lo so, e ne lo voglio sapere, perché sennò me dovrei. E scrive molto bene questa, questa poi l'andiamo a provare in una presentazione. Adesso stiamo facendo un minimo di confronto. Ma veramente, sono veramente, come posso dire, se non simili, identiche, guarda, onestamente. Tu dici, vabbè, però ecco, nonostante tutto questo, io vi faccio vedere una scelta. Ricca, io 200 euro non ce l'ho, 50 sì, prenditi la maggiore. Questa, io ti devo dire, fra questa e questa, lo sai che ho dei dubbi, perché il pennino è veramente di una qualità superiore a questo. Però tutta sta forma qua mi pare un accrocco, veramente. Quando scrivo con questa, sto scrivendo con un sigaro cubano, capito? Questa si sente, il peso siamo più o meno lì a quella che ha copiato. Però è robusta, funziona, scrive bene. La differenza c'è, però onestamente, ricca, io non ce l'ho, aspetta un anno magari. Mazza, stai proprio, sì, aspetta un anno e ti compri questa qua, che è l'originale. Perché in questo caso i 200 euro sono ben spesi. Se poi riesci a prendere qualcosa di meno, anche 128 ci sta bene. Ecco perché prenditi questa e non questa, perché poi alla fine nella versione più economica costa anche di meno. Ma ve lo ripeto, io sono molto critico sui prezzi di queste stilografiche, specie di quelle di lusso, ma in questo caso la Pilot ha fatto un prodotto innovativo, non è il solito, anche se poi vedi, i cinesi ci mettono un attimo a copiarlo. Quindi 50-200, per capire. È chiaro che qui però lo status symbol vale, è comunque una Pilot. Te
dice, vabbè, e qual è il problema? Il problema è che tu, la Pilot è stata votata quale miglior marchio 2023 dal Circolo Stilografico Romano, non solo dai soci del Circolo Stilografico Romano, ma da tutti gli appassionati. Ha vinto di poco, ma ce l'ha fatta anche sulla Pelican. E al secondo posto è arrivata sul mercato italiano Pelican Aurora al secondo posto insieme, proprio pari merito, veramente una cosa inaudita, nel senso che hanno votato e al primo posto però c'era la Pilot, quindi significa qualcosa, cioè la Pilot ha delle penne tutte uguali, con dei pennini straordinari, parlo di quelle un po' extra lusso, ma pennini veramente per tutti i gusti, il più fine, il Music, Hourly, che è un pennino eccezionale, però questa è unica, non solo per una questione di pennino, ma è unica proprio, come ti posso dire, era unica, però rimane unica, è come se fosse, che ne so, la Montblanc esce con qualcosa di strano. Ecco, in questo caso, siccome l'accusa che si fa alla Pilot è proprio di fare le penne, i fusti di queste penne, sempre gli stessi, dice, fate sempre le stesse penne. No, qui è straordinario, c'è, come posso dire, sperimentazione, ahimè, ahimè. La sperimentazione è ferma al 1964. Una penna così è del 2024, non del 1900. Cioè, dopo tanti anni, questa penna ancora oggi è straordinaria. Eppure è fatta come. Non era proprio così quella del 64, non aveva questo meccanismo così, era differente. Ma comunque, quelle sono le sue origini. Adesso la Pilot Cutlass. C'è una marea, Luxury, Decimo, Satinate, Raden, Fermo, Special, una marea di lusso, meno lusso, perché poi escono con edizioni speciali proprio per i collezionisti, però se non vi lasciate abbindolare, trovate il gusto, a me piace il satinato, a me non piace il metallo quello, no? Pensa, perfino in qua ho voluto evitare la. Io poi non le uso appunto nella camicia, questa però per il prezzo è fatta bene, quindi avete per tutti i prezzi. Ricca, io non c'ho manco, non c'ho 84 euro, non c'ho neanche i 50, figure delle 200, 2,50 ce l'hai, 2,64, 2,38, ecco, certo, come posso dire, il pennino me lo sono dovuto molare, cioè sulla carta vetrata ho dovuto scrivere fine, non l'erta quella da legno, ma ho dovuto scrivere un paio di otto pochi ed ecco che mi è rientrata. Piccole false ripartenze, non partenze, proprio ripartenze ci sono, è una rientrante per modo di dire, perché comunque gli devi mettere il cappuccio perché sennò si secca tutto, però il cappuccio ermetico, 2,50 euro ci sta tutta, dai, c'è una clip che si solleva, non la toccare tanto. Questa fra un anno e mezzo si può sostituire, non hai problemi, ci puoi mettere un converter, ma in realtà monta delle cartucce, l'abbiamo detto, non sono standard, però dai, insomma, non, la prossima andremo a parlare della Mahjong, che è una penna veramente da recensire per il prezzo, però ahimè bisognerà anche dire ammazzarla perché. Se gli diamo 4 come qualità prezzo, gli diamo 4, il massimo del voto da 0 a 4 nello scimmiometro, nel nostro scimmiometro personale. Però gli dobbiamo dare 0 in quanto originalità, nel senso l'hai proprio copiata, l'hai copiata. Cioè, lo scimmiometro, tutto il resto 4, 4, 3, 2, quello che ti pare, ma originalità, io non. Abbiamo fatto un processo alle stilografiche cinesi, io non so che facevo, io non mi ricordo neanche più se facevo l'accusatore, mi sa, l'accusatore, e Stilorzo faceva la difesa. La prossima andremo a processare la Montblanc, altri processi ci saranno, però insomma, dai, non vi voglio
Non vi voglio spaventare oggi, dai. Riccardo, ci hai fatto vedere qualche cosa? Sì, andiamo a vedere pure altro, andiamo a vedere qualcos'altro. Affidiamoci a un minimo di storia, dai. Va bene, sì. E vi rimando alle prossime puntate, perché parleremo di tutto, tranne della Goridas, perché quello che avevo da dire l'ho detto e quindi non voglio aggiungere altro. Un abbraccio. Era il 1964, l'anno delle Olimpiadi di Tokyo, e il Giappone desiderava mettersi in mostra davanti a tutto il mondo. Il marchio Pilot era uno degli sponsor ufficiali di questa manifestazione sportiva e voleva mostrare alcuni nuovi prodotti straordinari. La loro creazione più eccezionale è ancora oggi la penna stilografica ritrattile più conosciuta, la Pilot Cutlass, nota anche come Vanishing Point negli Stati Uniti. Il primo modello utilizzava un'azione di rotazione nella parte superiore per estendere e ritrarre la punta, facendo scorrere avanti e indietro una unità pennino interna. Le versioni successive introdussero il meccanismo a pulsante, più rapido, ancora utilizzato nei modelli attuali. Le penne stilografiche ritrattili sono un tipo di penna stilografica che offre la comodità di un meccanismo di retrazione per nascondere e proteggere la punta della penna quando non viene utilizzata. A differenza delle penne stilografiche tradizionali che richiedono l'utilizzo di un tappo per coprire la punta, le penne stilografiche ritrattili permettono di scrivere immediatamente senza la necessità di rimuovere o riporre il tappo. Il meccanismo di retrazione può variare a seconda del modello e del produttore. Una tipica penna stilografica ritrattile utilizza un meccanismo a pulsante oppure a rotazione. Nel caso di un meccanismo a pulsante, premendo il pulsante situato sul corpo della penna, la punta si estende o si ritrae. Invece, nel caso di un meccanismo a rotazione, ruotando una parte del corpo della penna, la punta si estende oppure si ritrae. Una delle penne stilografiche ritrattili più conosciute è sicuramente la Pilot Cutlass, anche appunto conosciuta come Vanish Point negli Stati Uniti. Le penne stilografiche ritrattili offrono diversi vantaggi rispetto alle penne tradizionali con il tappo. Innanzitutto eliminano la necessità di dover rimuovere e riporre il tappo, ma per fare tutto questo si ha bisogno di un meccanismo sicuramente funzionale, robusto, resistente. Non tutte le penne retrattili, chiaramente, hanno questa capacità. La Pilot sicuramente sì. Questo le rende ideali per l'uso quotidiano o per chi ha bisogno di scrivere frequentemente durante la giornata. Perché le penne stilografiche ritrattili sono disponibili in una vasta gamma di modelli, stile e marchi. Queste penne spesso presentano pennini di alta qualità che garantiscono una scrittura fluida e confortevole. Oltre alla Pilot Cutlass, molti altri produttori offrono le proprie versioni di penne stilografiche ritrattili, ognuna con caratteristiche uniche e design accattivanti. Quindi abbiamo per esempio la Platinum Curidas, la Lamy Dialog 3, ma esistono anche le economiche cinesi anonime su Amazon a 2, 3, 4 euro. Però no, hanno, ditelo, diciamolo fra di noi, scarse prestazioni, quelle proprio super economiche. Ma ci sono comunque le ottime Magion A1, A2, che ahimè sono delle copie della Palio Capless,
Ma veramente hanno addirittura tutto identico, compresa le cartucce. Ricordatevi anche la Endless Creator in plastica. Le prestazioni sono appena sufficienti. Invece qualcosa di unico è la Visconti Pininfarina Carbon Graphite. Sicuramente una penna stilografica di grande prestigio. È stata progettata in collaborazione tra il celebre designer automobilistico Pininfarina, il suo studio, e l'azienda italiana di penne di lusso Visconti. Il risultato è un'opera d'arte che unisce l'eleganza del design italiano con l'innovazione tecnologica. Non mi addentro, devo essere onesto, sulla sua capacità di scrittura. Comunque, la penna è realizzata con materiali di alta qualità, compreso il carbonio intrecciato che conferisce alla penna un aspetto particolare, unico, distintivo. Il carbonio non solo la rende leggera e resistente, ma aggiunge anche un tocco sportivo ed esclusivo al suo design. La Pininfarina Carbon Graphite utilizza un meccanismo di estrazione retrattile che consente di nascondere e proteggere la punta della penna quando non viene utilizzata. Questo meccanismo garantisce sì una scrittura comoda e senza interruzioni. Il pennino in oro 18 gradi assicura sicuramente un'esperienza di scrittura di buona qualità. Ahimè, come molte penne di lusso, la Visconti Pininfarina Carbon Graphite, siamo con prezzi di listino intorno ai 1.400 euro. Insomma, diventa un oggetto di status che combina funzionalità e estetica. È pensata per coloro che apprezzano l'artigianato di qualità e desiderano possedere un oggetto di lusso. Quasi un'opera d'arte che li accompagna durante la propria scrittura. Penne di questo calibro sono generalmente costose, quindi si possono considerare un investimento, forse, per i collezionisti di penne stilografiche di lusso. Poi c'è chi le usa tutti i giorni, comunque, i motivi possono essere più vari, chiaramente. E non sta a noi, non sta a noi discuterne. Magari faremo un processo, chissà, un giorno, insieme con Sti L'Orso. Ma per il momento accontentiamoci di questo. Un abbraccio e alla prossima. Sono tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per me. Quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi, no, non c'è più.